bene, credo che siamo in condizione di poter iniziare i lavori di questa mattina. Volevo invitare tutti i componenti della conferenza metropolitana a prendere posto tra i banchi di maniera tale da consentire l'inizio dei lavori. Se date, se vediamo se ci sono altri sindaci lì. Allora, come sapete, quella di questa mattina è praticamente la prima riunione della conferenza metropolitana prevista dal decreto legge 95 del 2012, convertito dalla legge 135 del 2012, in vigore dal 15 agosto scorso. La conferenza metropolitana, la cui composizione e i cui compiti sono specificati all'interno del testo di legge che vi ho citato, prevede espressamente quali appunto sono i compiti a cui è chiamata la conferenza metropolitana. Questa mattina, con l'insediamento, si apre quindi ufficialmente, si costituisce ufficialmente questo organismo, che è composto dai 91 sindaci della provincia di Napoli più il sindaco della città capoluogo e il presidente della provincia. I lavori di questa mattina saranno aperti da una relazione del presidente della giunta provinciale, l'onorevole Luigi Cesaro. A seguire ci sarà un intervento del sindaco di Napoli, l'onorevole Luigi De Magistris, e quindi l'onorevole Pasquale Sommese, assessore della regione Campania, nonché presidente del tavolo istituzionale Regione Campania Autonomie Locali. Quindi, nel dare l'avvio ai lavori, do la parola all'onorevole Cesaro per la relazione introduttiva. Prego. Grazie, signor sindaci. Oggi stiamo vivendo insieme una pagina della storia del nostro territorio, che ogni politico si augura possa accadere nella propria carriera. Da oggi insieme cominceremo a lavorare per decidere quale ruolo e quale funzione dovrà avere la nostra città metropolitana. Sono sicuro che è un compito che tutti porteranno avanti con coscienza civica e nello spirito della più alta collaborazione e partecipazione. Abbiamo un compito da portare a termine, approvare lo statuto provvisorio della città metropolitana entro il 31 ottobre 2013. Personalmente ritengo fondamentale raggiungere questo obiettivo, tanto per dare prova dell'efficienza della politica, ma soprattutto perché riterrei assurdo che i primi cittadini della nostra provincia non riescono a trovare un terreno comune su cui costruire le basi del proprio futuro. Personalmente non è un segreto, ho sempre sostenuto che la città metropolitana non può essere un ente di secondo livello, e questo credo, su questo dobbiamo fare una riflessione poi in altre sedi, anche in sede parlamentare soprattutto. Così come oggi viene disegnata e come è stata anche ribadita ieri ad Avellino durante la conferenza Regione Autonomia Locale con la presenza dell'amico assessore Pasquale Sommese. L'occasione non sarebbe solo perduta, ma chiaramente sprecata, e la trasformazione che stiamo attuando sarebbe soprattutto inutile. Immaginare la città metropolitana gestita da nominati e non da eletti, per me è inconcepibile. Verrebbe meno un rapporto diretto con il cittadino che solo l'elezione diretta può garantire. La provincia di Napoli ha più di 3 milioni di abitanti e tutti questi cittadini devono poter scegliere il loro nuovo sindaco metropolitano. Su questo tema sono anche confortato da quanto affermato nelle settimane scorse dallo stesso sindaco De Magistris in un convegno che la provincia organizzò sulla città metropolitana, quando si dichiarò favorevole all'elezione diretta del sindaco metropolitano.
Con il sindaco si è creato in questi anni un rapporto di assoluta collaborazione istituzionale, che non ho mai tenuto conto delle differenti posizioni politiche e che sono certo proseguirà soprattutto anche in questa fase molto particolare. Sono certo che specialmente in questa occasione tutti insieme sapremo dimostrare la nostra forza di classe dirigente ed essere i protagonisti di una Napoli capace di disegnare in maniera autonoma il proprio destino. Ma l'elezione diretta non è il solo punto su cui discutere, anzi, la città metropolitana deve essere un'istituzione primaria che dovrà puntare a fare soprattutto sistema. Dobbiamo perciò migliorare soprattutto la pianificazione urbanistica del territorio, coordinare i trasporti e la viabilità, i poli di sviluppo e nel nostro caso il rapporto tra aree interne e bacini portuali del nostro grande golfo. Dovremo necessariamente anche discutere sull'attribuzione di funzioni oggi in carica alla Regione e alle diverse amministrazioni comunali, in particolar modo nel campo dell'urbanistica e dei trasporti. Su questi argomenti sono sicuro che riusciremo a trovare delle soluzioni grazie anche al grande impegno che l'assessore Pasquale Sommese sta mettendo in questo argomento. La Regione sarà un nostro alleato e lavorerà, come già fa, per un assetto moderno ed organico delle istituzioni locali, soprattutto. Questo discorso chiaramente porta con sé anche il tema dell'estensione della città metropolitana e anche io ritengo, come il Presidente della Regione Stefano Caldoro, che bisogna lavorare su un territorio omogeneo per funzione e struttura, che probabilmente non corrisponde all'attuale provincia di Napoli. Ho sempre portato gli esempi della fascia domiziana e dell'agro nocerino sannese già da tempo, ma mi chiedo anche per esempio perché non dovrebbe rientrare nei confini e nelle competenze della città metropolitana anche la zona del futuro aeroporto che dovrebbe sorgere a Grazzanise. Sarebbe indispensabile per una corretta politica di viabilità e di trasporti che altrimenti vedrebbe troppi soggetti istituzionali coinvolti in programmi di coordinamento e sviluppo del territorio. Dobbiamo perciò puntare sempre di più alla semplificazione, al riordine delle funzioni e del territorio, altrimenti tutto ciò che andremo a costruire sarà vecchio, immobile ed inutile. Esiste però un problema primario e fondamentale, ovvero le risorse finanziarie, la cosa più importante. Su questo punto gli enti locali devono assolutamente far sentire con forza la loro voce al governo centrale, perché se la città metropolitana dovrà far riferimento alle risorse oggi a disposizione dell'ente provinciale, allora tutti devono avere la piena coscienza che lavoriamo di una scatola vuota. Il nostro ente è stato annullato dalla revisione della spesa pubblica, cari sindaci. Ed in questa situazione ogni trasformazione sarebbe solo un trucco. Oggi è necessario il coraggio e non la paura del cambiamento, soprattutto l'elezione diretta, il riordino del territorio e delle funzioni, adeguate risorse finanziarie sono per me i pilastri essenziali di questo grande cambiamento. Ieri in questa stessa sala abbiamo tenuto un consiglio provinciale su questo tema, in cui maggioranza ed opposizione compatte hanno elaborato ed approvato un documento di indirizzo. Personalmente mi sono impegnato di informare sempre il Consiglio sui lavori di questa conferenza metropolitana ed è ciò che puntualmente farò. Intanto siamo tutti in attesa di una data, quella del 6 novembre prossimo, quando la Consulta renderà ufficiale il proprio verdetto sulla riforma delle province e sull'istituzione delle città metropolitane. L'antipasto che ci ha fornito il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Capo Tosti, in un suo parere di 2 giorni fa, non ci fa dormire certamente sonni tranquilli. È chiaro che la riforma sulle province vive una fase delicatissima. Rischiamo seriamente di bloccarci,
tanto dal punto di vista della gestione amministrativa che di programma, con risultati chiaramente devastanti per il territorio. Ma abbiamo il diritto e il dovere di andare avanti nel nostro percorso. Dovremmo essere in grado di trovare le soluzioni idonee grazie al confronto e non al conflitto, pienamente in linea con quanto in questi ultimi 2 anni le istituzioni hanno fatto sui grandi temi della nostra città e della nostra provincia, che riguardano la nostra area metropolitana soprattutto. Ma dobbiamo anche essere capaci di organizzarci per non fallire questo grande obiettivo. Quello che personalmente oggi propongo per dare concretezza a questa prima assemblea è l'istituzione di un osservatorio, o meglio di un comitato, che possa immediatamente lavorare allo statuto, confrontandosi anche con analoghi organismi che stanno prendendo corpo nelle altre città metropolitane del paese. E questo già lo stiamo facendo. L'impianto di questo organo di indirizzo lo decideremo insieme, ma penso possa prevedere la presenza, oltre che del presidente della provincia, del sindaco di Napoli, dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionale e di 5 sindaci eletti dall'Assemblea e dei presidenti di 4 commissioni sui trasporti, sull'urbanistica, sull'ambiente e sull'economia, a cui saranno chiamati a partecipare anche tecnici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali. I lavori e la creazione dello statuto saranno ovviamente oggetto di periodiche riunioni di questa conferenza, che ne approverà i risultati e deciderà sulle linee di indirizzo proposte. Se oggi saremo in grado di portare a casa questo risultato, ritengo che il nostro lavoro potrà procedere sereno verso l'obiettivo finale, attraverso un percorso e un processo che ci renderà arbitri dei processi di crescita e di sviluppo del nostro territorio. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio il Presidente della Giunta Provinciale, l'onorevole Cesaro. Prima di dare la parola al Sindaco, volevo dire agli altri sindaci che stanno distribuendo dei bigliettini fra i banchi, di maniera tale che me li fate pervenire con la richiesta di intervento per il successivo dibattito che si aprirà poi. Quindi do la parola al Sindaco di Napoli, l'onorevole Luigi De Magistris. Sì, grazie. Buongiorno Presidente della Provincia, Assessori e soprattutto ai colleghi sindaci dei comuni qui presenti. Innanzitutto io credo che inizia una fase costituente che non può essere governata dall'alto, ma deve portare a una sempre maggiore progressiva partecipazione di tutti i comuni e di tutte le comunità. Cioè non è oggi 21 settembre del 2012 che decidiamo da qui a qualche ora quello che sarà. Si apre una fase non brevissima, però nello stesso tempo intensa, quindi bisogna lavorare cercando di coinvolgere tutti i comuni e tutte le comunità, perché se questa riforma, della quale io intravedo più luci che ombre, non vivrà di un forte tasso di partecipazione da parte delle nostre comunità, verrà vissuta come una delle solite operazioni dall'alto, non partecipata e non vissuta. Ci vuole la presenza e la partecipazione importante dell'ANCI, oltre che dell'UPI, ovviamente, questo è fondamentale. Ieri io ho personalmente partecipato a una riunione dell'ANCI nazionale, sta crescendo la mobilitazione nel Paese sull'importanza di questa riforma, la quale ovviamente c'è la spada di Damocle, come ha accennato prima il Presidente, della decisione del 6 novembre della Corte Costituzionale. Io vorrei darci anche una regola non scritta, se possibile, cioè in questa riforma teniamo da fuori le lotte politiche e pensiamo di più agli interessi dei nostri cittadini, cioè come questa città metropolitana può migliorare le nostre comunità e i nostri cittadini che in un momento così difficile cerchiamo di rappresentare al meglio delle nostre possibilità, perché la riforma guarda soprattutto a un tema. Cioè, perché si è pensato di abolire le province? Sia per una questione di spending review,
ma anche perché con il tempo si è verificata una sovrapposizione di competenze amministrative e non solo amministrative tra il comune, i comuni e la provincia. Pensiamo a temi che ormai non possiamo affrontare da soli, ne cito alcuni: il lavoro, il turismo, i trasporti, i rifiuti. Ormai è impensabile poter ritenere che il trasporto pubblico, il trasporto su ferro e il trasporto su gomma non possa interessare, ma quantomeno, tutta la città metropolitana. Poi c'è il discorso della regione, sul quale tornerò di qui a breve. Quindi io credo che il tavolo di lavoro che noi andiamo a costituire si debba occupare innanzitutto di come vogliamo distribuire servizi e funzioni nell'area della città metropolitana, perché pensate l'opportunità per un cittadino che per la gran parte dei servizi non si dovrà più recare nella città capoluogo, ma li potrà risolvere nei vari comuni della città metropolitana. Insomma, per capirci, dobbiamo evitare che quelle che sono le cose negative che noi speriamo di far uscire, se siamo bravi, dalla porta, poi rientro alla finestra. Cioè non ricreiamo sovrapposizioni burocratiche, deve essere soprattutto la città metropolitana un luogo democratico in cui si pigliano, attraverso un confronto dialettico, rapide decisioni nell'interesse dei nostri cittadini. Un altro tema che io ieri ho posto con forza all'ANCI, l'ha accennato adesso anche il Presidente, ma lo dobbiamo fare tutti insieme, è quello dell'autonomia finanziaria della città metropolitana, perché certo, se lo scenario al quale ci avviciniamo è quello dei tagli che gli enti locali e i comuni stanno subendo e che hanno subito in questi mesi, io francamente vedo con molta preoccupazione che la città metropolitana possa nascere bene. Quindi questo è un tema che è stato posto anche all'attenzione del Ministro della Funzione Pubblica. Non c'è dubbio che nonostante il legislatore abbia espressamente previsto il favor, soprattutto in una prima fase, che il sindaco della città capoluogo sia il sindaco della città metropolitana, se noi siamo bravi non c'è dubbio che il percorso di arrivo finale non può che essere quello di una partecipazione forte e diretta dei cittadini, e quindi l'elezione diretta, così come proposta, io credo che non ci sia una persona che si può definire contraria. Però questo non è il tema, francamente, non è la priorità, e soprattutto è un tema al quale ci dobbiamo arrivare con un percorso che non sarà breve, perché altrimenti si rischia di creare le sovrapposizioni, come ho detto prima, tra la città capoluogo, che rimarrà città capoluogo, e la città metropolitana, che avrà le sue competenze, che necessariamente confliggeranno, se non ci lavoriamo bene insieme, con la città capoluogo. Quindi è un tema che dal punto di vista politico mi affascina, ma dal punto di vista concreto non risolve un problema ai nostri cittadini. Quindi io quello lo vedo come un percorso soprattutto di arrivo. La regione. Io credo che noi, nello scrivere la fase costituente con lo statuto della città metropolitana, noi andremo forse anche indirettamente a ridisegnare i rapporti con la regione. Io credo, ovviamente è un'opinione personale oltre che un auspicio e oltre un pensiero di quello che molto probabilmente avverrà, nella programmazione dei fondi europei 2014-2020 le città, e quindi la città metropolitana, sarà direttamente destinataria di fondi europei. Quindi là si dovranno andare a ridisegnare i rapporti tra la regione, che ha un ruolo insostituibile ovviamente sul piano costituzionale, normativo e amministrativo, e le città metropolitane. Cioè cambierà molto. Nel senso, noi dovremmo rivedere, ad esempio, sulla programmazione dei trasporti un rapporto tra la città metropolitana e la regione. Noi avremo direttamente fondi che potremmo spendere direttamente, e quindi instaurare rapporti con la regione per quelli che sono i macro temi, ma i piccoli temi, se noi siamo bravi, potremmo molto più che raddoppiare i tempi di spesa. Pensate all'assurdità di oggi, che noi sindaci non abbiamo la possibilità di spendere fondi perché la regione ha il vincolo, giustamente, del patto di stabilità. Con questa programmazione 2014-2020 noi avremo una grande opportunità. Quello che dobbiamo assolutamente evitare, io per la parte mia prendo ovviamente l'impegno da sindaco della città di Napoli, che si apra una fase muscolare, perché non è questo il tema. Io credo che questa è una grandissima opportunità
non tanto per il sindaco della città di Napoli, è una grande opportunità secondo me per gli altri sindaci, perché il sindaco della città di Napoli in fondo avrà sempre le sue funzioni, le sue prerogative, le sue competenze che sono storiche prima ancora che normative. Se invece noi allarghiamo e soprattutto riusciamo a creare una rete di maggiori possibilità, potenzialità, di servizi e di opportunità dei sindaci che oggi vivono ovviamente in maggiore difficoltà, una propensione che non ha nelle caratterizzazioni di poteri normativi e amministrativi nei sindaci piccoli la capacità di incidere, pensate oggi i sindaci, tra virgolette, piccoli, come potranno incidere in un consiglio metropolitano e in quella che sarà la nuova struttura amministrativa e istituzionale della città metropolitana. Io colgo in questa la grande novità: meno burocrazia, meno sovrapposizioni, più comunicazione, più vicinanza tra il sindaco capoluogo e gli altri sindaci, più luoghi in cui possiamo decidere insieme, più democrazia partecipativa, per esempio io direi più strumenti referendari nel nostro territorio. Credo che questa è la grande opportunità. Come ci arriveremo dipende dal contributo che sapremo dare ognuno di noi, che porta delle esperienze di questi mesi e degli anni per chi governa comunità già da molti anni. Facciamo presto, ma facciamo anche bene, perché come abbiamo detto sia io che il Presidente della Provincia, questa è una fase costituente. Come ogni fase costituente dobbiamo guardare oltre la nostra carica di oggi, cioè questa è una riforma che se scritta bene potrà durare 50 anni, se scritta male chi viene dopo di noi la deve immediatamente cambiare, non facciamo un buon servizio ai nostri cittadini. Io credo che con un lavoro serio, con un rispetto tra reciproco, un rispetto istituzionale ma anche umano, Napoli potrà anche in questo caso, la provincia di Napoli e tutti i comuni dell'area metropolitana, disegnare una pagina di serietà politica e istituzionale. Sui confini anche io credo dobbiamo avere una posizione laica e sentire soprattutto i territori e decidere insieme. Allora, ringrazio il sindaco di Napoli, l'onorevole Luigi De Magistris. Do la parola all'assessore Pasquale Sommese, prego. Io ringrazio il presidente Cesaro per la tempestività di questa iniziativa, il sindaco di Napoli De Magistris, e credo che la tempestività che il governo nazionale ha messo in campo nel riordinare il sistema dei poteri del paese voglia a noi tutti dimostrare i ritardi che ci sono stati in questi anni. È chiaro e evidente che in tutte le riforme di natura costituzionale e ordinaria che ci si è imbattuti in questi anni abbiamo sempre registrato la volontà da parte del governo nazionale di eliminare le province. C'è da dire però che in tutte le parti d'Europa, a partire dalla Francia, Germania, l'idea di un terzo livello nei loro regolamenti e nelle loro azioni costituzionali è prevista. C'è da dire che questi ritardi che lo Stato aveva immaginato fin dagli anni 90, la 142 del 90, andavano nella direzione di razionalizzare il sistema, renderlo efficiente. Avevano compreso che la dispendiosità di un sistema su tre livelli non reggeva, ma non si è data mai attuazione alle autonomie locali, benché invocate nei vari convegni, dibattiti, riflessioni. Poi è giunto nel 2000, con l'articolo 5 della Costituzione, una prima forma di decentramento e che ha aggravato ulteriormente la lettura, sempre in assenza di norme attuative, dove abbiamo avuto il cosiddetto groviglio amministrativo. Società partecipate, enti, comuni che mettevano insieme ma in modo disordinato, non omogeneo, culturalmente, territorialmente, senza nessuna pianificazione. E i risultati sono quelli che stiamo registrando. Oggi chi governa i comuni, la provincia, la regione, sa bene le difficoltà oggettive di un sistema che
non regge. La cura è fatta in tempi brevi, stringenti, e le difficoltà a far comprendere i territori che amministrare oggi e recuperare tutti i guasti che si sono prodotti nel deficit dei comuni non avrebbe bisogno di una tempistica diversa. C'è da dire un'altra cosa, che molto spesso in questi anni, invece di affrontare il tema in modo serio, si è pensato di risolvere la problematica e il disagio che vari pezzi di territori della provincia di Napoli, ma dell'intera regione Campania, aveva sollecitato, vedendo il Palazzo di Santa Lucia, il Palazzo Matteotti, lontano dalle proprie esigenze, e la soluzione che molto frettolosamente larga parte di politici era quella di dire facciamo una nuova provincia, come se l'istituzione di una nuova provincia desse di per sé le soluzioni al disagio che vivevano i territori. Noi ci siamo sempre battuti, e molti sindaci lo sanno, ci siamo battuti nella consapevolezza di mettere al centro il territorio in ogni azione. E io devo dire, venendo da quella grande scuola di pensiero che sono le autonomie locali, perché questo è il baluardo che noi abbiamo e che riforme elettorali che molto spesso hanno appesantito e rovinato l'intero sistema, lontani dai territori, dalle conoscenze e quindi dalle soluzioni. Noi eravamo dell'avviso che bisogna organizzare il territorio in base a delle funzioni, in base ad una corretta pianificazione. Poi guardare le funzioni a partire dai servizi pubblici locali, i servizi alla persona, e poi ridefinire le province, ridefinire le città metropolitane. Ci arriva lo Stato, ma con 22 anni di ritardo, dove i guasti della città metropolitana non sono sanabili, caro Sindaco, anche con la buona politica non sono sanabili. Ma noi dobbiamo fare questo sforzo, lo sforzo di dialogare, di avere idee chiare e di portare un'idea al governo nazionale della Campania, della futura città metropolitana. Bella città metropolitana, la porta dell'intero Mediterraneo. Abbiamo come punto di forza uno strumento straordinario, devo dire due strumenti, il redigente piano territoriale provinciale che è la provincia di Napoli ormai in arrivo, ma abbiamo quel grande baluardo che è la legge 13 e che è il piano territoriale regionale che ha già definito in quello strumento cosa bisogna fare sui territori, come dividere i territori per ambiti territoriali, per sistemi territoriali di sviluppo, per unità minime di condivisione di politiche che partono da basso, così come ci chiede l'Europa. E credo che noi dobbiamo prendere questa strada, caro Presidente, la Regione, è chiaro e evidente che prima di arrivare alla definizione della città metropolitana la dobbiamo inquadrare in un'area regionale, dicevi bene la tua relazione, così come il Sindaco. Ieri siamo stati ad Avellino, la settimana scorsa come conferenza delle autonomie locali, la settimana scorsa l'intero Consiglio regionale, l'organismo diciamo più prestigioso dal punto di vista legislativo, a Benevento, e la tematica sembra, con l'assenza di qualche provincia, il problema non è mio, io ho i due parametri, quindi non vengo proprio, qualche provincia, anche per non entrare in un dibattito, senza aver compreso fino in fondo che la città metropolitana con il suo disegno e la sua perimetrazione incide sulle altre problematiche che sono il riordino delle province. Perché senza che la città metropolitana esercita, è inutile dire, le proprie funzioni che rappresentano ben oltre il 50% dei servizi al territorio. E quindi affrontare il tema partendo da questi elementi e non certamente dalla idea di perimetrazione. Dicevi, è chiaro e evidente che nel piano territoriale regionale è già definite le aree complesse, sono già definite. Sono definite perché c'è l'area confinante col Salernitano, l'Agro Cineo Sannese, c'è l'area del Nolano con il Baianese e il Vallo di Lauro, c'è l'area Versana
che confina col Giulianese, quindi. E logicamente qualcuno in modo semplicistico lo ha definito già col prefisso telefonico. Sono più avanti i territori, le popolazioni, i sindaci, gli amministratori sono più avanti rispetto a quello che noi adesso ci accingiamo a fare. E devo dire che c'è 081 il prefisso, non 0824, 823, perché evidentemente i servizi pubblici locali, a partire dall'ATO che vede la problematica dell'acqua, che vede compenetrare l'agronocino sarnese con il napoletano, a partire con i rifiuti, la verità è che noi dobbiamo entrare in una logica diversa, la logica di intendere che noi apparteniamo ad una comunità regionale, non provinciale. Caro Sodano, noi avremmo risolto tutti i problemi dei rifiuti se nella consapevolezza di cittadini non vi fosse l'idea della comunità locale, provinciale, ma la logica della comunità regionale. È chiaro e evidente che noi non possiamo guardare le zone interne solo da un punto di vista di decentramento di funzioni poco nobili, e qui noi partiamo oggi. Partiamo dalla logica del disegno territoriale, partiamo dalla logica di quello che ci chiede l'Europa, partiamo dalla logica di guardare al tavolo, e il sindaco, devo dire, ha istituito un assessorato ai servizi pubblici locali. Noi abbiamo insediato il tavolo interassessorile, abbiamo insediato la grande riforma dipartimentale della regione per poter disegnare tutte le funzioni che ci sono e poi affrontare le tematiche con quelli che sono gli attori principali dei territori, sono i sindaci. È chiaro che il decentramento, la precondizione allo sviluppo, deve essere la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del riordino dei poteri e dei servizi pubblici. Questi sono i tre temi, perché non vi può essere uno sviluppo se noi non abbiamo un adeguato sistema amministrativo che cammina di pari passi con quello politico. Così come non si potrà rispondere a quelle che sono le future programmazioni economiche e finanziarie della Comunità Europea se non si ha una buona lettura dei territori. E questo lo prevede gli strumenti delle pianificazioni e delle leggi che noi abbiamo, che è un punto di forza, e noi dobbiamo partire da questo punto di forza. Io mi fermerei a questo dato per iniziare ad inquadrare, ma soprattutto a cogliere questa occasione per partire, nella consapevolezza che il cammino è breve, le idee non possono partire solo dalla logica della semplificazione territoriale per l'elezione del sindaco metropolitano o dell'individuazione dell'elezione universale diretta o quella degli attori principali che sono le autonomie locali. Che il Consiglio metropolitano è provvisorio oggi, è quello che dovrà decidere e portare avanti lo statuto, ma è insediato, e quindi noi siamo qua soprattutto per ascoltare, ma partendo da questi pilastri di discussione. Allora ringrazio l'onorevole Sommese. Prima di aprire il dibattito do notizia di un episodio spiacevole. Il sindaco di Marignanella, il dottor Felice Di Maiolo, è dovuto ritornare nel suo comune perché pare che sia scoppiato un ordigno alla casa comunale. Naturalmente va la mia personale, credo di tutti voi presenti, la solidarietà nei confronti di questo sindaco. Marignanella. Quindi chiedo se ci sono interventi, mi pare che il sindaco Regine, prego, se prima degli interventi vi potete presentare anche per dare, ai fini della registrazione del successivo verbale, se vi potete annunciare. Franco Regine. Sono Franco Regine, sindaco di Forio d'Ischia. Buongiorno a tutti, io penso che l'argomento che stamattina ci è presentato è un argomento di quelli che creano una divaricazione tra il passato, il presente e il futuro. Quindi la presenza così massiccia di sindaci della provincia qui a testimoniare che innanzitutto noi stamattina siamo qui, e penso di interpretare un pochettino il pensiero di molti di noi, per capire
che cosa significa questa rivoluzione in termini della gestione dei livelli dei nostri politici, dei nostri territori, perché molti di noi hanno ancora le idee poco chiare su quello che significherà in termini di rapportazione tra i nostri comuni e l'ente intermedio che fino ad oggi è stato la provincia, il nuovo ente dell'area metropolitana. Il percorso deve essere rapido, quindi l'istituzione di questo tavolo ben venga, ma capiamo innanzitutto quali sono i futuri scenari nei quali i comuni della provincia di Napoli si dovranno muovere e si dovranno rapportare rispetto a questo nuovo ente. Il ruolo di territori specifici, io parlo per quelli che rappresento, cioè le isole del Golfo, penso che meritino un'attenzione come altri territori specifici come la costiera o l'Interland napoletano meritino un'attenzione particolare a questo tavolo di ragionamento, perché sicuramente abbiamo delle esigenze da rappresentare diametralmente opposte certe volte ad altre, e quindi noi rappresentiamo dei territori che sono molto sensibili sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della gestione dei servizi, che hanno necessità di essere interpretati nella maniera giusta per non creare guasti con la costituzione del nuovo ente. Quindi io auspico che a questo tavolo che oggi si sta andando a formare ci sia almeno un rappresentante delle isole del Golfo di Napoli, Capri, Procida o Ischia, perché abbiamo tutti e tre le isole peculiarità turistiche e sensibilità attinenti a ragionamenti diversi, e uno per tutto metto quello della continuità territoriale che con il territorio continentale, l'area futura area metropolitana, riveste molte difficoltà di questo invece principio sancito dalla Costituzione, che è quello di dover raggiungere e poter raggiungere il resto del territorio in qualsiasi ora o in qualsiasi momento. Oggi i tagli sui trasporti ci stanno penalizzando quotidianamente, ne abbiamo delle ripercussioni anche sotto il profilo dell'immagine e dei turisti che ci vengono ancora a visitare, per cui io ritengo che i trasporti e la continuità territoriale debba essere uno dei primi temi caldi da affrontare su questo tavolo, perché la gestione delle compagnie di navigazione, e metto una per tutte la futura privatizzazione della Caremar, a noi ci preoccupano enormemente, perché venendo meno nel Golfo di Napoli il sistema pubblico dei trasporti, riteniamo che questo metterà proprio a repentaglio quella continuità territoriale di cui parlavo poc'anzi. Quindi da qui a poco tempo bisognerà andare a rivedere il sistema dei trasporti, come il sistema di accoglienza ai porti di Porto Calata di Massa o Beverello, che al momento meriterebbero ben altra attenzione per il numero di turisti e di presenze. Gli altri servizi dove noi dobbiamo andare a incidere sono i servizi sanitari, sono i servizi della viabilità, la gestione dei rifiuti, che spesso a noi ci penalizza per i riverberi che abbiamo di ciò che avviene sul continente, sulla depurazione che manca ancora nelle isole, invece va incrementata e va accolta immediatamente. Quindi in poche parole il mio intervento è teso ad avere una risposta sul ruolo che i comuni dovranno avere nella costituenda futura città metropolitana, soprattutto comuni come i nostri, che dicevo hanno loro peculiarità e loro sensibilità particolari. Mi auguro che già da stamattina riusciamo ad avere qualche risposta per ritornare nei nostri comuni con le idee più chiare. Grazie. Allora ringrazio. Chiedevo scusa, prima dell'applauso, io ritengo che invece sia doveroso anche un riconoscimento, una testimonianza al sindaco di Melito, che leggo oggi dai giornali si è dovuto dimettere per problemi collegati ai clan della Camorra che oramai imperversano nella nostra provincia. Penso che una solidarietà e una testimonianza di affetto da un'assemblea così qualificata sia dovuta al collega Carpentieri di Melito. Accogliamo quindi la proposta del sindaco Regine. Ha chiesto di intervenire il sindaco di Monte di Procida, il dottor Giannuzzi. Prego.
Allora, se il sindaco di Monte di Procida è d'accordo, cediamo la parola al sindaco di Melito e poi... Allora, se date un microfono al sindaco... Prego. Non voglio sottrarre il dovuto tempo la dovuta attenzione al tema. Grazie. La dovuta attenzione e lo spazio necessario al tema oggi all'ordine del giorno, in relazione al quale io ho ritenuto comunque di essere presente e di intervenire, avendo garantito il mio impegno prima che i fatti e le ultime ore mi inducessero alle azioni che poi avete appreso dai giornali. Non la faccio tanto lunga, la storia di Melito probabilmente è nota a molti. I problemi che ho segnalato, che ho denunciato innanzitutto sul piano politico, si sono riproposti a nostro avviso con drammatica attualità. Ieri c'è stata questa iniziativa forte sia da parte dei consiglieri che da parte del sottoscritto. Sono già stato in prefettura nella giornata di ieri. Oggi continuerò perché ho tutta l'intenzione di andare fino in fondo a questa storia. Non ne va, l'ho detto, della continuità della mia amministrazione, non ne va della mia posizione personale, ne faccio una questione di agibilità, davvero agibilità democratica nella comunità melitese intesa nel suo complesso. Quindi vi ringrazio anche per l'attestazione di stima e auguro buon lavoro a tutti noi. Ringraziamo il sindaco di Melito, a cui ovviamente va la solidarietà di tutti. La parola al dottor Giannuzzi, prego. Nel rivolgere un saluto a tutti i colleghi sindaci, mi preme innanzitutto ringraziare il presidente Cesaro per aver avviato formalmente questo processo che vede i sindaci della provincia di Napoli impegnati in prima persona nella conferenza metropolitana. Sappiamo benissimo che anche la Regione, di questo bisogna dare atto al presidente Caldore, all'assessore Sommese, che nella conferenza delle autonomie hanno avviato una serie di consultazioni che puntano al verificare in concreto quale deve essere la proposta della Campania al governo per essere puntuali nella comprensione delle problematiche della Regione Campania, sia per quanto riguarda il riordino delle province e delle sue funzioni, sia per quanto riguarda l'area metropolitana di Napoli, da rendere nella seconda decade del mese di ottobre. L'argomento è complesso, il tempo a disposizione non è illimitato. C'è la necessità che tutti i colleghi sindaci possano far valere le proprie osservazioni, possano far pervenire al presidente della provincia, ma anche al delegato del presidente, l'onorevole Sommese, le indicazioni dei territori, e quindi coniugare l'esigenza della chiarezza con la brevità non è cosa semplice. Ma io naturalmente mi collegherò sulle indicazioni che da questa assemblea sono venute. Prima fra esse quella del presidente Cesaro. Io sono sindaco di un comune della fascia costiera, circa 4 km quadrati per circa 15.000 abitanti, quindi noi viviamo per intero le problematiche, ecco, di una fascia costiera congestionata moltissimo, quindi abbiamo una densità altissima con tutti i problemi che porta una densità altissima di abitanti in territori così ristretti.
Ebbene, diceva il sindaco De Magistris, quando faceva riferimento alla marginalità dei sindaci dei comuni piccoli. E quindi io ritengo che sia giunto il momento di buttare il cuore oltre l'ostacolo e quindi di verificare in concreto questi territori che apporto potranno dare in un'area più vasta. E allora su questo io ritengo, e naturalmente intervengo nella mia qualità di sindaco, recentemente i colleghi sindaci hanno voluto che io fossi anche vicepresidente dell'ANCI Campania. L'ANCI ha avviato un percorso di consultazione che terminerà giovedì 27 con un'assemblea proprio sulla problematica dell'area metropolitana di Napoli. È il sindaco Cuomo che stamattina è assente. Sicuramente insieme a tutto l'esecutivo, molti colleghi sindaci sono presenti qui stamattina in questa assemblea, vorranno trarre anche delle indicazioni da voi per essere più forti nel tavolo che ha proposto il presidente Cesaro. Questo osservatorio lui lo definiva, ovvero un comitato per la redazione dello statuto, dove naturalmente anche con la presenza di altre esperienze si può giungere ad una proposta di statuto dell'area metropolitana di Napoli che valorizzi che cosa? Signori, il presidente Cesaro lo diceva, noi giungiamo con molto ritardo alla costituzione dell'area metropolitana di Napoli. Pensiamo un po' che nelle 10 aree metropolitane italiane risiede il 31% dei cittadini italiani. In queste 10 aree metropolitane si produce il 34% del prodotto interno lordo della nostra nazione. Naturalmente mi sembra giusto che, come dice la legge, il futuro sindaco metropolitano avrà le funzioni delle vecchie province 10 che saranno soppresse e molto probabilmente avranno ulteriori funzioni. Ma io dico, signor sindaco, le chiedo scusa se può arrivare alla conclusione, sì, perché ci sono molte prenotazioni. Grazie. Per dire quindi che su questa indicazione, ovviamente la mia è una esposizione a titolo personale, quello che voglio dire è che comunque la legittimazione del sindaco metropolitano, del sindaco della città metropolitana di Napoli, non può non essere direttamente con investitura popolare, con elezioni dirette da parte dei cittadini. Grazie. Allora, ha chiesto di intervenire il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Capasso, e dopo la parola al sindaco di Afragola, senatore Enzo Nespoli. Sì, grazie presidente Rispoli. Io intervengo come uno dei 92 sindaci della provincia di Napoli, ma anche come un sindaco del Partito Democratico, perché credo che vadano incluse le forze politiche e sociali in questo processo di riflessione e di formazione della città metropolitana. Ci saremmo aspettati di più da questa legge, però è chiaro che dopo anni di assenza, di silenzio e di ritardo, insomma, anche noi plaudiamo al fatto che finalmente oggi chi ne è responsabile, cioè noi, la classe dirigente politica, ha un atteggiamento assolutamente diverso e più positivo rispetto alla reale nascita della città metropolitana. Avremmo preferito, ripeto, la grande Parigi, perché diceva bene il sindaco De Magistris, non me ne vorrà il onorevole Sommese, cui sono legato da un profondo affetto, ma è chiaro che una città metropolitana apre un piano negoziale anche con la Regione Campania, perché anche le competenze della Regione Campania devono essere in funzione di questa nuova grande istituzione. Conoscendolo, so che sia l'onorevole Sommese che il presidente Cesaro ci accompagnerà nel modo più collaborativo in questa
riflessione. Monti ha fatto bene a prevedere che comunque nascerà la città metropolitana. Prima gennaio 2014 ci sarà la città metropolitana, per evitare che noi cadessimo ancora nella tentazione dilatoria. E c'è però anche una necessità, come il termine ultimo sapete, il 31 ottobre 2013 per la nascita dello Statuto. Io credo che questa conferenza metropolitana, questo Consiglio metropolitana faccia bene a darsi dei tempi. Non possiamo correre il rischio, da fuori dai denti, di arrivare dopo le elezioni nazionali perché siamo distratti ognuno dai nostri problemi politici. Non renderemmo un utile servizio alla nascita della città metropolitana. Quindi io sarei, Presidente Cesaro, ovviamente essendo molto d'accordo con le cose dette da lei, dal Sindaco di Napoli e dall'Onorevole Sommese, che come primo atto significativamente questo Consiglio fissi il termine entro il quale lo Statuto venga approvato. Io mi spingerei anche per una proposta assolutamente orientativa, che può essere quella del 15 marzo, cosicché noi sapremo con assoluta certezza che al 1 gennaio del 2014 questa città nascerà, così come i sindaci metropolitani, il Consiglio metropolitano, insieme al Sindaco di Napoli, hanno deciso che nascesse, non per decreto, ma per volontà popolare. Poi credo che sia utile anche lasciarci seguire da un comitato, il Presidente Cesare ha parlato di saggi, io metterei insieme anche le forze intellettuali di questa città, che più volte si sono espresse su questo tema, per riflettere su un modello culturale attorno al quale far nascere la città metropolitana. Perché io prendo atto con moltissima soddisfazione delle, direi, limpide parole del Sindaco De Magistris, e cioè che non si immagina che la città metropolitana di Napoli si risolva in un ulteriore tentativo di annessione alla città capoluogo di una realtà così complessa e popolosa come l'area metropolitana di Napoli. E dico ulteriore perché dopo quella illuminata di Gioacchino Murat, che integrò il Vomero, l'Anerella, Bagnoli, Fuorigrotta, che erano intimamente connesse ormai al tessuto ellenistico, non vi è dubbio che in epoca successiva Mussolini fece un errore storico quando, anche per pulire le pulsioni democratiche e autonomiste di San Giovanni, Barra, Ponticelli, San Pietro a Paterno, Scampia, pose forse lì le origini del malessere che si è generato all'interno delle periferie, che poi anche per responsabilità di noi contemporanei sono diventate periferie sempre più inquiete, dove i problemi della convivenza sociale sono difficili da risolvere. Allora io legittimerei una riflessione culturale e intellettuale, insomma, su questo tema, assegnando anche qui un tempo contingentato, perché la legge, come sapete, è una legge che non si attaglia perfettamente alle esigenze e alla conformazione della città metropolitana di Napoli. Roma e Milano avranno assai meno problemi, visto che lì la città capoluogo naturalmente ha un elemento attrattivo rispetto ai comuni contermini. Oggi Napoli, con meno di 1 milione di abitanti, lo diceva con grande candore e onestà politica e intellettuale il Sindaco di Napoli, non può neanche accedere ai fondi europei, per cui è giusto e sacrosanto che ci sia una città metropolitana che anche in competizione con la Regione concorra per definire meglio e più efficacemente lo sviluppo grazie ai fondi europei. Allora, se questo è vero, io credo che questa città metropolitana possa e debba nascere con il piede giusto. Per farlo, onorevole De Magistris, noi abbiamo preso atto della sua dichiarazione, cioè che il sindaco metropolitano debba trovare una legittimazione popolare. Ed avendola conosciuta e apprezzata in quest'anno di attività proprio sui temi a lei cari della legittimazione attraverso un modello popolare, sarei per chiederle anche a nome del mio partito qualche cosa di più. Nel senso che lei ha accennato alla marginalità di questo tema rispetto agli elementi costituenti della città metropolitana. Questo è, al pari degli altri, un tema costituente della città metropolitana. Noi vorremmo che da subito questo elemento fosse messo in campo, perché lo consideriamo dirimente per risolvere quella condizione di opacità che vive tutta la politica e molte istituzioni. Perché se un difetto ha avuto la provincia di Napoli, la quale io non sempre mi sono onorato di far parte,
è stato quello di non essere minimamente considerato dalla gente e dalla popolazione. Allora non vi è dubbio che se ci deve essere un nuovo modello deve passare attraverso il suffragio universale. Io mi fermo qui e naturalmente, Presidente Cesaro, aspettiamo gli ulteriori sviluppi, solo indicando, lo faccio nella qualità di consigliere provinciale, che paradossalmente qui i protagonisti diventano spettatori, quindi noi dobbiamo suonare come consiglieri provinciali il nostro De Profundis senza concorrere alla nascita del nuovo soggetto politico istituzionale che sostituirà. Ovviamente se nell'ambito di queste commissioni verrà considerato un ruolo anche per il Consiglio provinciale, c'è qui il Presidente Rispoli, io credo che sia anche questo un modo giusto per farla nascere col piede giusto. Grazie. Allora ringrazio il Sindaco Capasso. Prima di dare la parola al Sindaco di Afragola, il Senatore Enzo Nespoli, comunico, così come mi ha chiesto l'Assessore Sommese, che c'è un altro appuntamento che il 24 settembre prossimo alle ore 11 con la conferenza Regione Autonomia Locali al Centro Direzionale all'Isola C3, alla quale saranno invitati tutti i sindaci della Campania. La parola al Senatore Enzo Nespoli, prego. Sì, grazie Presidente. Io non vorrei sembrare una voce fuori dal coro, ma vedo troppi facili entusiasmi, come se noi stessimo avviando un percorso per attivare un'istituzione che ci potesse risolvere tutti i problemi che abbiamo. C'è un sistema delle autonomie al collasso, per tutta una serie di scelte fatte negli anni passati, che hanno... Non si, si sente? Non si sa. Mi devo abbassare. Ma questa è una delle disfunzioni della provincia. Non è mai funzionato bene questi impianti in quest'aula. Una delle tante. Com'è? Certo. Non solo questi. Allora, dicevo, da anni il sistema delle autonomie è al collasso. C'è una pratica che è diventata negli ultimi mesi quasi quotidiana del taglio dei trasferimenti. C'è la pratica di trasferire competenza senza copertura economica. In questa situazione complessiva, la molla che ha determinato questa scelta è stata una molla di natura economica, dovevano giustificare dei tagli agli apparati della mala politica, perché per qualcuno il sistema dell'autonomia è mala politica, quindi bisogna tagliare per cercare di dare esempi, si generalizza su tutto. Allora, per chi conosce le procedure che hanno determinato questa scelta, si è partiti dalla semplificazione, togliamo la provincia, trasferiamo le competenze, asciughiamo i consigli e poi deleghiamo a questa famosa potestà statutaria che abbiamo messo in campo da tantissimo tempo, dalla prima riforma degli enti locali, dal 90 in poi, stiamo parlando di aree metropolitane. Ognuno si è avventurato nella scrittura degli statuti più astrusi possibili. Chi ha un po' di esperienza politica conosce le commissioni, gli esperti esterni, i confronti che hanno determinato gli statuti che dicono tutto e il contrario di tutto. Poi alla fine noi facciamo amministratori, dobbiamo amministrare i nostri territori. I principi hanno un grande loro valore, ma è giusto che siano nella Costituzione. Noi dobbiamo essere pratici e incominciare a scendere nel dettaglio. Funzioni, ruoli che deve avere questa città metropolitana. E in questo il sistema di autonomia, i comuni assumono più ruoli, più competenze o ne vengono sottratti? Il tema è questo, non è altro. Perché se qualcuno pensa attraverso questo meccanismo di creare una nuova sovrastruttura che penalizza ancora di più il sistema dell'autonomia, noi dobbiamo approfittare del fatto che finalmente i sindaci sono protagonisti per fare uno statuto che chiarisca le competenze, le funzioni, i ruoli. Non è in discussione se si elegge o meno il sindaco della città metropolitana. Anche il presidente della provincia veniva eletto a suffragio universale.
Poi c'è un problema di competenze, di ruolo, di capacità da mettere in campo, che è altra cosa. Allora, in questo momento i sindaci sono protagonisti e i sindaci debbono utilizzare questo percorso, che deve essere fatto soprattutto al di fuori delle convocazioni formali, che non è che noi possiamo risolvere il problema delle funzioni che ci debbono essere delegate e trasferite. Da molto tempo le regioni tutte non delegano e trasferiscono competenze. Anche le province non hanno delegato e trasferito competenze in questi anni, nonostante ci sono norme specifiche. Allora approfittiamo di questo momento per rivendicare fino in fondo quella che è la nostra responsabilità. È un percorso in cui si esaltano le responsabilità. Se dobbiamo partire dal basso, ognuno deve rivendicare i propri ruoli, mettendo a disposizione la propria responsabilità rispetto a questo percorso. Perché se noi dobbiamo andare a valutare che cosa hanno significato in questi anni le province, perché la provincia è messa in discussione, rispetto al ruolo che hanno esercitato di collegamento fra competenze regionali e quelle comunali, di renderle quante più agevoli possibile, molte riserve le dovremmo mettere in campo. E allora è giunto il momento che, ancora prima di parlare e attardarci su principi e altre cose, noi dobbiamo definire ruoli, competenze e i percorsi che ci debbono interessare. Poi ci divideremo su chi pensa che sia più giusto che, una volta definito i ruoli e le competenze, quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, se a questa città metropolitana dare anche, diciamo, l'investitura popolare nei vertici che la vanno a rappresentare. Ma se è un organismo intermedio, perché le competenze vengono attribuite, come io credo che sia giusto, ai comuni, anche quella che ancora detiene la regione, se è un organismo di coordinamento, noi dobbiamo ragionare anche sul modo in cui questo organismo deve svolgere la propria funzione. Allora ringrazio il senatore Enzo Nespoli. Grazie. La parola al sindaco di Sorrento, dottor Cuomo, prego. Si può? No, anch'io mi voglio associare ai ringraziamenti fatti dai colleghi al Presidente della Provincia, all'Assessore regionale e al Sindaco di Napoli. Sarò brevissimo, anche perché ho capito che i tempi devono essere contingentati, perché siamo tanti, tanti di noi. Io, rappresentando una realtà, così come ha detto il sindaco di Forio d'Ischia, particolare della provincia di Napoli, abbiamo vissuto sempre il problema che la provincia di Napoli era vista come un ente più vicino alla città di Napoli che ai comuni della provincia stessa. Pertanto la preoccupazione della nostra realtà è quella che lo statuto preveda che la città metropolitana dovrebbe rappresentare principalmente tutti quei comuni, così come diceva anche il sindaco di Monte di Procida, piccolini e che compongono le varie realtà diverse della provincia di Napoli. La mia esperienza da sindaco e da politico, che da un po' di tempo fa questa attività, ha scelto questa attività, è quella che tutto ciò che è stato incentrato su Napoli ha distrutto quello che di buono è stato fatto sui territori. E non vorrei che questo tentativo di creare un'altra istituzione in sostituzione della provincia per una questione di spesa rovini ancora quello che di buono ci sta ancora nei comuni. Pertanto questa è una sfida importante, spero che nelle prossime riunioni i sindaci siano sempre più presenti, perché non penso
che oggi siano presenti i 91 comuni presenti nella provincia di Napoli, però questo è un problema che dobbiamo affrontare e cercare di arrivare probabilmente a fare qualche riunione, dei prossime riunioni nella provincia vera della realtà napoletana e non solo a Napoli. Trasferiamoci nelle varie realtà e capiamo da vicino quali sono i veri problemi. Giustamente, come diceva anche il senatore Nespoli, cerchiamo di capire quali sono le funzioni che avrà la città metropolitana. Io ho partecipato al forum che è stato fatto a Fuorigrotta e non darei per scontato l'elezione a suffragio universale, perché se non mi sbaglio il sindaco di Venezia disse: pensateci, approfondite questo aspetto, anche perché non saranno molti rappresentanti rispetto ai 92 comuni e pertanto va valutata con attenzione. Io sono favorevole al suffragio universale, all'elezione fatta dai cittadini, mi permetto di dire anche alle preferenze, stando in un periodo di riforma elettorale. Però in questa visione, che è quella unitaria della città metropolitana, ci penserei bene, approfondirei questo aspetto, perché il ruolo del sindaco metropolitano e dei componenti del consiglio metropolitano avrà un ruolo diverso rispetto a quello che oggi è il presidente della provincia. Cerchiamo di non doppiare un organismo che per certi versi è fallito nelle sue aspettative e pertanto la necessità di sopprimerle le province è nato proprio in funzione di che questi enti sono lontani dai cittadini. Pertanto mi auguro che questo confronto sia allargato e sereno, come ha detto il sindaco De Macisi, al di là dei schieramenti politici, perché si tratta del futuro dei nostri cittadini e pertanto tutti noi dovremmo mettere da parte le singole appartenenze. Grazie. Ringrazio sindaco Cuomo. Ha chiesto di intervenire il sindaco di Casola di Napoli, il dottor Piccirillo. Prego. Buongiorno signor Presidente, Assessore, Sindaco di Napoli, colleghi sindaci. Sono il sindaco di Casola, un comune piccolo della provincia di Napoli. Rappresento il comune dei Monti Lattari. Oggi per noi sindaci è un momento importante perché, come i nostri padri della Costituzione, quando all'epoca hanno creato l'Assemblea Costituente per creare una nuova Repubblica, oggi noi abbiamo lo stesso compito per creare, tra virgolette, una nuova provincia chiamata città metropolitana, che sicuramente deve avere più funzioni, più competenze, deve ancora migliorare di quanto già è stato fatta dall'attuale provincia di Napoli. Allora è un momento veramente storico. Attenzione, abbandoniamo ognuno di noi il personalismo politico o di partito o di quant'altro. Lavoriamo sicuramente serenamente, ma per il bene dei nostri figli, per il bene della nostra provincia, perché la nostra provincia ha bisogno in questo momento di noi sindaci che rappresentiamo il popolo, perché siamo stati eletti direttamente dal popolo, così come a mio avviso deve essere eletto direttamente dal popolo anche il sindaco del consiglio sindaco della città metropolitana. Dobbiamo sicuramente ripartire la provincia per, come diceva il sindaco di Sorrento e delle isole, non ricordo il nome, il collega sindaco, che ognuno di noi deve avere, ogni gruppo, parte della provincia, penisola sorrentina, le isole, Monti Lattari, paesi vesuviani, deve avere la possibilità di avere un rappresentante che garantisca il territorio, garantisca la funzione, i compiti di quel territorio. Quindi veramente oggi è un momento importante e lavoriamo nell'interesse della provincia, perché dobbiamo dare segno che anche Napoli, la provincia di Napoli, può essere alla pari delle altre province.
La città metropolitana può essere alla pari della città di Roma, di Milano, di Venezia e quindi veramente un modello per una provincia nuova, per un popolo nuovo. Noi abbiamo un obbligo importante, lavorare, ma lavorare per il bene della nostra comunità. Io ringrazio per l'intervento, per la possibilità datemi e auguro a tutti quanti noi un buon lavoro e a presto rivederci per programmare i vari incontri per poter dettare i parametri per creare la città metropolitana. Grazie. Allora ringrazio il sindaco di Casola, chiedo se ci sono altri interventi, se ci sono altri sindaci che vogliono intervenire. Prego, se può venire avanti. Le chiedo anche la cortesia di presentarsi, prego. Allora, sono Antonio Varone, sindaco di San Antonio Abate. Chiedo scusa perché sono arrivato drammaticamente in ritardo, per cui non sono riuscito ad ascoltare le relazioni degli altri. Però volevo giusto fare qualche considerazione, visto anche gli interventi degli altri sindaci che ho ascoltato. Io credo che quando sta per nascere un nuovo ordinamento, una nuova organizzazione, una nuova area su un territorio vasto come il nostro, forse dobbiamo avere anche la capacità di guardare oltre le barriere e i muri che circondano i nostri singoli comuni. Perché comprendo la preoccupazione che trapelava un po' dalle discussioni dei singoli sindaci dei vari territori. Io credo che la domanda fondamentale sul quale noi dobbiamo un po' ragionare tutti quanti è: vogliamo immaginare un'area all'interno della quale le nostre tradizioni, le nostre ricchezze, le nostre culture vadano oltre il singolo comune e possono essere messe a disposizione della nostra grande area metropolitana? E allora se noi andiamo oltre questo recinto, probabilmente abbiamo già risposto a alcune domande, abbiamo già dato delle risposte ad alcune domande, perché un'area metropolitana deve nascere e deve pensare collegialmente, dove il piccolo comune ha una sua piccola ricchezza, una sua tradizione che va valorizzata e va vista. E allora la discussione è poi capire in che modo questa singola espressione possa essere ben rappresentata all'interno di un'organizzazione globale. È su questo che si gioca un pochettino tutto. Quindi fondamentale è realizzare uno statuto in tempi brevi dove è possibile poi cercare di concretizzare alcune cose e poi si va a valutare se è giusto che i singoli sindaci siano rappresentanti del comitato, del gruppo, oppure si vada a fare una votazione collegiale. Personalmente credo che se abbiamo una mentalità aperta probabilmente questo passa in secondo piano. L'importante è sentirsi rappresentate e lavorare per un bene comune, e su questo credo che noi dobbiamo puntualizzare la nostra attenzione. Grazie. Allora ringrazio sindaco di Sant'Antonio Abate, ha chiesto di intervenire il senatore Bobbio, sindaco di Castellammare di Stabia, prego. Sì, ecco qua. Buongiorno a tutti, i ringraziamenti sono sentiti e non formali a chi ha preceduto, mi ha preceduto, a cominciare ovviamente Presidente Cesaro, Sindaco De Magistris, Assessore Sommese e i sindaci e i colleghi sindaci che mi hanno preceduto. Io dico, cioè, le nostre sono, le mie almeno, sono valutazioni a braccio in un contesto che, come tutti gli start-up, come dicono quelli che parlano di spending review e parlano inglese, richiede una cautela, va, diciamo così, nell'approccio, secondo me, perché la cautela è d'obbligo, perché si accompagna sempre ed è preceduta dal senso di responsabilità. E quindi la cautela, a mio giudizio, in questa partenza che stiamo compiendo tutti quanti insieme, è un corollario ed è una dote dalla quale, a mio giudizio, non dobbiamo prescindere. Non dobbiamo prescindere. Io ho sentito, ho ascoltato con grande interesse gli interventi di tutti. Ne isolo
due in particolare con i quali secondo me non si può non essere d'accordo, e sono quelli di Enzo Nespoli e di Peppino Cuomo. In entrambi io colgo quelli che devono essere alcuni obiettivi, partendo da una considerazione che a mio giudizio è anche una constatazione. L'operazione città metropolitana, come purtroppo spesso capita nel nostro paese, nella nostra nazione, è un'operazione fredda. La vedo fredda, nasce per ragioni algide, come dicono quelli che sanno parlare, è un'operazione contabile, è un'operazione economico-finanziaria, che in qualche maniera punisce e mortifica al tempo stesso quella che avrebbe dovuto essere e potuto essere un'operazione politica. Un'operazione politica che non dovesse essere quindi governata da noi, che siamo i soggetti politici che a vario livello siamo stati eletti a rappresentare il popolo, che avrebbe dovuto avere in sé, e questa potrebbe essere però l'occasione per ridarle un'anima, avrebbe dovuto avere in sé la aspirazione a non solo a tagliare i costi, i famosi e famigerati costi della politica, ma soprattutto a creare qualcosa di diverso sul territorio. Io non sono fra quelli che hanno criticato o criticano o giudicano male l'esperienza dell'ente provincia, delle province. Ho solamente, ma quindi dal punto di vista individuale credo, sempre fatto una valutazione di tipo di sistema in relazione a quello che specialmente dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione nel gennaio 2001 era il sistema strutturato del territorio sostanzialmente. Praticamente dopo quella riforma noi avevamo una regione che non è corretto chiamare ente, è un soggetto di governo che è cosa diversa, avevamo una provincia e poi le realtà territoriali dei singoli comuni. In questo sistema, in qualche maniera, questa era la mia, non è una critica alla capacità di gestione, era una critica, diciamo, strutturale alla natura stessa dell'ente provincia, nel momento in cui, specialmente col nuovo modello di regione, veniva a collocarsi in maniera, come dire, troppo mediatoria e quindi un po' troppo avulsa in una funzione parziale di programmazione del territorio rispetto alla regione, che ha un grande compito di programmazione del territorio, ovviamente il più grande dal punto di vista dell'area regionale. Allora, noi abbiamo invece oggi un'occasione per evitare due grandi rischi, e quindi evitando quelli che Enzo Nespoli correttamente chiamava i un po' facili entusiasmi. Cerchiamo di essere, almeno io credo che sia utile, un po' più lucidi e meno sentimentali nel partire per questa avventura, perché noi abbiamo da evitare un rischio, la possibilità di evitare un rischio e la possibilità di cogliere una grande opportunità. E concludo. Evitare il rischio, cioè il rischio del napolicentrismo. Un napolicentrismo che per troppi anni ci ha danneggiati, ma ci ha danneggiati nella misura in cui il più grande inevitabilmente fagocita il più piccolo, e il più piccolo, se si mette a rimorchio del più grande, ha la speranza di fare qualche cosa, diversamente non la fa. Questo non è ovviamente, non si è generato e manifestato nella interazione quotidiana delle attività, ma il capoluogo ha sempre avuto una grande predominanza, una grande preponderanza in una serie di strategie di carattere generale. Allora il territorio, ecco perché dico cerchiamo di evitare nella formazione dello strumento, poi che è la carta fondante e regolamentatrice del nuovo soggetto territoriale, il territorio non in nome della difesa ancora una volta eccessivamente localista e autonomista delle individualità cittadine, ma proprio esclusivamente quindi localismo, ma lasciando alle spalle il localismo esasperato, recuperiamo però il valore aggiunto sinergico della provincia, area provinciale, rispetto all'area metropolitana di Napoli, cioè che Napoli sia in questo inizio di percorso e nel suo punto di arrivo un primus inter pares o addirittura un pari fra i pari per quanto riguarda i comuni della provincia di Napoli. La grande opportunità, e che secondo me dobbiamo cogliere, è quella di puntare a strutturare il nuovo soggetto, visti anche i limiti economici, ripeto, l'operazione è fredda, non è calda, almeno nella sua genesi, di strutturare un soggetto che
recuperi tutta intera il nuovo modello di rapporto con la Regione, la capacità e la funzione e la vocazione di programmazione del territorio sotto tutti i punti di vista, che sola può tenere dentro le esigenze minime o medie e grandi delle singole realtà territoriali e l'esigenza complessiva di un territorio più vasto, che deve inevitabilmente trovare, a mio giudizio, il suo naturale interfaccia solo ed esclusivamente nella Regione. Ci stiamo finalmente approdando in Consiglio regionale, mi piace qui darne merito a Marcello Taglialatela, in particolare al nuovo piano paesistico regionale. La possibilità oggi, se avessimo già operativa l'area metropolitana, sarebbe stata quella di ragionare direttamente in una funzione programmatoria, ma già avere da domani, si spera quanto prima, e dal Consiglio regionale il nuovo PUT, come viene chiamato, la nuova legge sul PUT, consente quindi di vedere la nostra nascita come area metropolitana come prima chance, proprio in un'occasione di programmazione territoriale più ampia e più vasta. Noi abbiamo questo grande compito e io credo che se partiamo con questo piede potremo fare delle buone cose. Grazie. Grazie al senatore Bobbio. Ha chiesto di intervenire il dottor Tammaro, sindaco di Cercola, prego. Volevo innanzitutto scusarmi se innanzitutto mi siedo perché volevo evitare di intervenire, perché già parecchi colleghi sono intervenuti e hanno esplicitato appieno quello che però torno a ripetere, anche se il mio contenuto sarà molto più basso come livello rispetto alle competenze, avendo ascoltato i vari interventi, ho voluto questo mio intervento perché ero intervenuto con un certo scetticismo, e tale scetticismo rimane. Mi sono chiesto se questo organismo sia semplicemente una riedizione della provincia che andremo ad eliminare, per cui sento, già vedo nell'aria messaggi di una parte, dell'altra. Io nel mio piccolo, nella mia piccola esperienza che ho fatto, mi trovo in notevoli difficoltà perché mi sento isolato rispetto a quello che sono la provincia e le regioni, per cui ritengo che se non riusciamo noi come primi cittadini a afferrare questo nuovo organismo, cadremo di nuovo nei vecchi peccati della vecchia politica. Ritengo che in questo ambito noi dobbiamo darci, e in questo sono d'accordo con il senatore Nespoli, ruoli e competenze, così come ritengo che volare alto non significa perdere la propria identità, che essendo a cui molti di noi credo ambiscono, perché dire città metropolitana non vuol dire perdere la propria identità, non vuol dire quello di massificare completamente tutti noi. Allora, l'unica proposta che mi sentirei da uomo pratico è quella di subito definire competenze e ruoli, darci degli organismi intermedi darci anche delle date ben precise, in modo da essere concreti, perché ad esempio io ho cercato, per quanto riguarda i rifiuti, soprattutto per l'area vesuviana, ho organizzato una riunione tra tutti noi, sono riusciti ad ottenere un accordo, cosa non facile. Ebbene, stiamo ancora aspettando risposte dalla provincia e dalla regione, stiamo ancora aspettando risposte per quanto riguarda i vari
le varie strutture intermedie come gli impianti di compostaggio e quant'altro, per cui giustamente i cittadini si andremo di nuovo di fronte all'emergenza rifiuti. Se la prenderà con noi i primi cittadini con cui ha, per cui se questa città metropolitana deve essere una riedizione veduta e scorretta di un organo sovracomunale, ritengo che forse faremo il nostro fallimento più grande. Per cui essere concreti e darci dei ruoli, delle competenze, delle scadenze, penso che sia il minimo che potremmo fare in questa giornata. Grazie. Allora ringrazio il sindaco Tammaro, chiedo se ci sono altri interventi, prego si presenti. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Iaccarino, vice sindaco del comune di Piano di Sorrento. Ringrazio il presidente Cesaro, l'assessore Sommese e il sindaco di Napoli De Magistris per l'invito. Credo che siamo oggi qui sicuramente facendo qualcosa di importante, dobbiamo costruire insieme la città metropolitana, però credo la mia vuole essere una proposta affinché non ci sia di nuovo questo distacco come c'è stato fra provincia, ente e comuni, piccoli o grandi che siano. No al campanilismo sicuramente, perché dobbiamo crescere insieme, questo l'abbiamo detto, ma la cosa importante è che in questa città metropolitana siano identificate delle aree metropolitane che rappresenti, che possano avere nel consiglio metropolitano dei rappresentanti, quindi non il singolo sindaco nel consiglio, perché è impossibile, però che si possono identificare delle aree dove, io penisola sorrentina, area starbiese, Nolana, dove ci siano dei rappresentanti del territorio eletti dal popolo. Quindi non credo che sia importante chi sia il sindaco metropolitano o meno, perché siamo tutti stati eletti dal popolo, quindi questa è la cosa importante, ma credo che la cosa importante sia la rappresentanza del territorio nell'ambito di questo nuovo ente che viene a nascere. Quindi dobbiamo essere tutti rappresentati. Grazie. Allora, ringrazio dottor Iaccarino. Non vedo altre. Ah, prego, sindaco di Ischia, dottor Ferrandino, prego. Beh, sarò brevissimo, non voglio anche sovrappormi. Chiedo scusa, se può chiudere. Grazie. Ovviamente tutti condivisibili gli interventi che mi hanno preceduto, quindi non mi ripeto, voglio solo estrinsecare due concetti. Non dobbiamo perdere questa grande occasione che secondo me noi oggi abbiamo di ridisegnare quello che è l'assetto istituzionale della nostra regione, perché partiamo da regione, province e comuni che finora, ahimè, io sono già 10 anni che faccio il sindaco, in modo singolare ho fatto 5 in un comune e 5 in un altro comune, oggi mi accingo all'altro mandato e dico che purtroppo è un sistema che troppo spesso presenta delle criticità, va in tilt. Se oggi le strade provinciali sono ancora con troppe buche, le scuole hanno bisogno di tanti interventi e come fondi comunitari che impieghiamo sono ancora una percentuale risibile rispetto a quello che avremmo potuto fare, abbiamo perso tante occasioni, è perché evidentemente l'attuale sistema istituzionale purtroppo non funziona e non ha funzionato. Se noi nelle isole, mi ricollego a Franco Regine che mi ha preceduto, abbiamo un grande problema ancora oggi nel 2012 della depurazione delle acque, probabilmente qualcosa non ha funzionato. Allora io non vorrei che da qui in avanti, in questo anno che ci dividerà dalla chiusura dei lavori di questa conferenza, noi stabiliamo e approfittiamo di questo momento per fare in modo che tutto ciò quantomeno migliori, quindi abbiamo una grande responsabilità. Spero che la Regione faccia la sua parte. L'assessore Sommese dal suo insediamento ha sempre detto che il suo pallino era decentrare quanto più possibile, dare quante più competenze ai comuni, ovviamente io dico anche più risorse perché altrimenti sarebbe impossibile poterle esercitare, però fino a oggi pare che neanche questo sia avvenuto. Capisco i lacci e lacciuoli che ci sono, perciò dico approfittiamo di questo momento, anche perché è vero che lo dice la norma di quale devono essere le funzioni di questo nuovo organismo, però sono talmente genericamente scritte che secondo me noi possiamo fare un lavoro dove poter fare in modo che venga decentrato quanto più possibile ai comuni e riempendo però di contenuto poi la città metropolitana che ritengo fondamentale se appunto istituita nel modo giusto, senza appassionarmi troppo sinceramente sul sistema di elezione. Anche se ovviamente tutti quanti noi aspettiamo che ci sia un'elezione a suffragio universale,
Mi pare di capire però questo può avvenire solo se il comune di Napoli può, si divide in vari altri comuni, la vedo una cosa remota sinceramente, però ci proveremo, però mi appassiona molto più ridisegnare insieme a tutti quanti voi un assetto istituzionale che fino ad oggi purtroppo non ha funzionato, quindi auspico che ognuno, perché penso che l'interesse dei sindaci sia questo, per tutelare i loro territori e per dare le risposte che la gente si aspetta e che finora purtroppo non siamo riusciti a dare, e quindi non perdere questa occasione. Questo era il mio auspicio. Spero ovviamente, mi ricollego al mio collega Regine, che in una commissione che certamente verrà fatta si terrà conto della peculiarità dei vari territori e quindi anche della peculiarità delle isole con la presenza di un rappresentante. Grazie. Allora, per una breve replica ha chiesto di intervenire l'assessore Sommese. Collega Ferrandino, se può chiudere il microfono. È chiaro nella introduzione che il faro, ma anche l'idea, perché ci sono ritardi, che abbiamo affermato, ma in un anno noi eravamo già pronti per il decentramento alla regione. C'è questa commissione a livello nazionale di studi che stava a buon punto, l'opportunità chiara, evidente, di un dibattito che a livello nazionale partiva dall'abolizione delle province, poi del riordino, poi le norme di attuazione. Credo che siamo nei tempi giusti, ma possiamo confermare con un concetto vero, autentico, il nostro convincimento. Fare non un decentramento spinto verso le autonomie locali. Lo ribadisco, lo confermo e lavoriamo in questo senso. Prego, sindaco Allocca, prego. Forse è meglio che cambia il microfono. Dicevo, il mio intervento sarà molto breve, poi, però avendo visto io un poco di confusione per quanto riguarda gli ultimi interventi, ed essendo io forse tra i sindaci quello più giovane, nel senso che ho rispetto agli altri una certa età, ricordo quando ho sentito per la prima volta parlare di città metropolitana. E come diceva giustamente il senatore Nespoli, non solo negli anni 90 ma negli anni 80 abbiamo cominciato a parlare di città metropolitane. Allora, prima considerazione, perché si parlò di città metropolitane? Io negli anni 80 ero un giovane consigliere della Democrazia Cristiana e ne parlò per primo Paolo Cirino Pomicino. Perché si doveva, per cui il decentramento, la parola decentramento mi ha indotto a fare questo tipo di intervento. Bisogna attraverso la città metropolitana trovare una sintesi tra quelle che sono le esigenze del territorio, e quindi intendendo per territorio i 92 comuni della provincia di Napoli, e il comune di Napoli nella misura in cui, diciamo, la provincia non ha più motivo d'essere. Questa è la prima considerazione, quindi è un punto di incontro, non è un punto di decentramento. I vari rappresentanti del territorio debbono trovare attraverso la città metropolitana un punto di incontro per poter svolgere e per non poter più assistere alle varie disfunzioni in relazione ai vari servizi, e segnatamente in quest'ultimo periodo per quanto riguarda i rifiuti, le acque e quant'altro. Poi una piccola raccomandazione: il clima che qui stamattina si respira mi sta bene, però chiedo al sindaco di Napoli, e non me ne voglia, anzi, di essere un poco meno sibillino e di darci una mano su quello che potrebbe essere il futuro sindaco della città metropolitana, perché verosimilmente è il territorio che esprime il sindaco della città metropolitana e non è Napoli che potrebbe esprimere, ma non è Napoli che esprime il sindaco della città metropolitana. Grazie. Grazie al sindaco di Somma Vesuviana, il dottor Allocca. Se non ci sono altre richieste di intervento, direi che i lavori possono ritenersi conclusi qui. Naturalmente l'organismo che è stato proposto ad inizio di seduta verrà composto con
una serie di sindaci a cui verrà chiesto all'ANCI di poterli indicare, tenendo conto ovviamente di tutte quelle che sono le varie peculiarità del territorio, di maniera tale che si possa venire incontro e si possa avere una rappresentanza di tutto quello che è il territorio.